collegamento con Skype. È una voce bellissima italiana, conosciuta appunto nel campo musicale ma anche teatrale. L'avete conosciuta attraverso un talent, ma secondo me già all'epoca lei era una bellissima voce fuori dal coro, molto particolare. Chi è? Forse l'avete già indovinato, ma intanto io vi tengo un pochino in sospeso. Partiamo con un po' di musica e poi oggi è venerdì, giornata del venerdì casual, come ha detto il nostro Mario, giornata dedicata al mondo del teatro e dei musical. E abbiamo recuperato invece il nostro collegamento Skype, vedo già il nostro Giorgio sorridere. Ci vuoi svelare il nome della nostra ospite, perché insomma ce l'hai portata tu? Signore e signori, è qua con noi Giulia Ottonello. Pronto Giulia, ciao, bellissima, benvenuta. Ciao a tutti. Ci vedi, ci senti? Buongiorno. Ciao Giulia. Ciao Giorgio, ciao a tutti, ciao. Adesso ti vediamo per bene. Allora Giulia, sono tante le cose che ti vuole chiedere il nostro Giorgio, per cui io farò da padrona di casa, ma cedo volentieri il microfono perché so che ci devi raccontare cose bellissime. E quindi Giorgio, l'ospite è tutta tua. Beh, noi abbiamo ospite una delle più grandi artiste italiane, se stiamo parlando di completezza tra l'attorialità, la recitazione e il canto. Giulia è un talento assoluto, nato in TV, stranamente, però la vita ha fatto sì che Giulia nascesse grazie ad Amici ed è secondo me il migliore prodotto che Amici ha sfornato in tanti tanti anni. Giulia, arrivi da lì, vero? Non si può rinnegare la tua storia nella maniera più certo profonda. Certo, assolutamente. E intanto grazie perché mi ha fatto una presentazione di quelle che mi sudano già le ascelle. Però nel senso, io vi ringrazio davvero tantissimo. Sì, arrivo da lì e facciamo anche finta di niente sul fatto che arrivo da lì e siamo passati ormai quasi 15 anni. Mamma. E, nel senso che sono passati tanti anni, è iniziato tutto da lì, è stato un inizio molto importante, per cui io sono ovviamente molto grata, e poi piano piano dopo le cose si sono evolute anche in altre direzioni, verso altre strade, ma ricordo sempre da dove sono partita. Sì, lo ricordiamo tutti, anche perché tu eri veramente qualcuno che già all'epoca, anche se eri piccolina perché era 15 anni fa, ma già emergeva dal coro per la tua voce bellissima ma anche per la presenza scenica. Quindi sono contenta che tu abbia poi trovato la tua possibilità, la tua carriera, e che sei riuscita a coniugare sia la musica con appunto le tue capacità attoriali. Io ho visto delle foto di scena, Giorgio me ne ha parlato tantissimo, ma appunto lascio ancora, faccio fatica a stare zitta perché da brava speaker chiacchierona, però Giorgio, parla tu. Diciamo che Giulio, dopo tanti progetti fatti dopo Amici, che sicuramente sono stati importanti per la sua formazione, per il suo percorso, Giulia incontra il Teatro dell'Arancia e è stato lì che è stata l'occasione per me di conoscere Giulia, artista e performer, prima di Giulia persona che conosco da qualche mese. E quindi abbiamo iniziato a vedere Giulia insieme a Raffaele Paganini, giusto Giulia? È stato il tuo debutto all'Arancia? Sì, perché ho iniziato a lavorare più o meno per la compagnia dell'Arancia nel 2004, con questo mio debutto nel teatro musicale, nella commedia musicale, fu Cantando sotto la pioggia con Raffaele Paganini, Justin Matera e insomma tantissimi altri. Fu un debutto bello tosto, insomma, si passava dalla televisione poco prima al teatro e capii subito che insomma sarebbe stata una magia che era fatta per te. Sì, che avrei portato avanti in qualche modo, si era creato quella fusione. Perché sì, perché tu sei una di quegli artisti che riescono a comunicare, a creare un canale di empatia col pubblico, che siano 100, che siano 1000, diretto, e non è da tutti. Non è da tutti, tu hai questa chimica che riesce ad attanagliare il pubblico e farlo tuo. Hai qualche stregoneria, qualche ricetta segreta? Ma non lo so, devo capire ancora. Esci da questo corpo, esci da questo corpo. Credo che Frankenstein gli abbia lasciato qualche residuo.
Perché? Dopo Cantando sotto la pioggia ti abbiamo visto in Chezzo o c'era qualcosa di mezzo? Perdonami. Sì, di mezzo sì. Ci sono state altre cose, perché poi ho avuto la fortuna di fare un percorso, il mio è un percorso molto eclettico, molto variopinto, e ho avuto la fortuna di lavorare anche nel mondo del doppiaggio musicale per la Walt Disney. E, come d'incanto. Come d'incanto, poi il film dei Muppet, e adesso ultimamente ho una piccola cosa per l'era glaciale, che non è Walt Disney, però insomma, cose così. E poi andiamo avanti, piccole cose, poi soprattutto teatro, sì. Con l'Arancia poi si è fatto Cats, Frankenstein Junior e adesso Cabaret. Bene, sì. Parliamo di questo Cabaret, perché Cabaret sarà in stagione per l'Arancia anche in questa presente 2016-2017, una tournée, mi dicevi, non lunghissima, però che va a toccare tante piazze, di cui due in Lombardia, giusto? Sì, 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 sì. Allora, la prima stagione è stata la scorsa e siamo andati veramente ovunque. Adesso c'è una ripresa per la seconda stagione, dove andremo anche in nuovi posti. Io, se volete, ho il calendario sott'occhio. Certo. Allora, intanto dove vai il 5 novembre? Eh? Dove vai il 5 novembre? Siamo vicini, siamo vicini. A Bergamo. Dicevi, scusa se ci hanno interrotto. No, ma figurati, ad Osimo, vicino ad Ancona, partiamo il 15 ottobre, poi si va avanti, ad ottobre saremo a Ferrara, a Catanzaro, verso fine ottobre, e poi Novara, no, Novara, scusate, l'abbiamo fatta l'anno scorso, volevo dire a novembre, Bergamo, Tommazzo, Mestre, Legnago, Trieste, Piombino, Cortona, Rimini, poi ci sarà Adria, Treviso, Napoli, faremo un bel po' di tempo a Napoli a dicembre, Imola, Senigallia, Serenio, più tempo a Vicenza. Ecco, a Serenio, siamo vicini anche a Serenio, noi qui, sì, okay, sì, sì, network sì. A Legnano come sede. Esatto, e c'è quindi questa seconda ripresa, insomma, di Cabaret con Giampiero Ingrassia, col grandissimo Giampiero Ingrassia, e un cast veramente molto, molto intenso, molto importante. Tra l'altro, con Giampiero Ingrassia abbiamo anche intrapreso l'avventura di Frankenstein Junior, un'avventura straordinaria, anche quella durata, insomma. E giù, tu sei stata e sarai Sally Bolt, che era il personaggio interpretato nel leggendario film da Liza Minnelli. Sì, in Cabaret, sì, Sally Bolt. E sarà un cabaret, è stato e sarà anche in questa stagione un cabaret un po' diverso. Un po'. Io ho avuto la fortuna di vederlo al Teatro della Luna l'anno scorso. È un cabaret che ti fa pensare, vero Giulia? Non è un cabaret frufru. Sì, allora questa è la terza edizione per la Compagnia dell'Arancia e Saverio Marconi. La regia ha voluto forse rendere questa volta più che mai molto essenziale proprio il significato profondo di quella che è la storia in quel momento storico delicato, quindi vite che si intrecciano tra di loro in modo intenso, appassionato, talvolta molto problematico, in un momento storico altrettanto delicatissimo e molto, molto problematico, nella Berlino a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30, insomma, quando stava arrivando un momento terribile che storicamente purtroppo tutti ricordiamo, e quindi è senza alcun dubbio uno spettacolo molto intenso, che ha dei momenti di grande intrattenimento, perché la storia poi si svolge molto all'interno di questo Kit Kat Club a Berlino, ancora esistente. La storia è una storia comunque realizzata da delle origini vere, reali, perché è stata diciamo creata dal libro di Hirschfeld, Addio a Berlino, dove lui narrava di cose che veramente, insomma, ha vissuto, e quindi tutto questo rende quello che noi facciamo sul palco ancora più intenso, perché sì.
perché ce ne sono due motivi. C'è un retrogusto, si avverte, sottile, si insinua un retrogusto di tragedia. Esatto. Che è la tragedia a cui andrà incontro il continente europeo negli anni successivi. Una mano registica, una cifra registica veramente misurata e calibrata con grande intensità e grande passione, un cast di interpreti veramente eccezionali, a cui spiccano appunto Giampiero e Giulia, però tutti gli altri colleghi sono assolutamente di livello. E devo dire che vale la pena di inseguire sul sito dell'Arancia, adesso Giulia ha accennato alla tournée, ma sul sito della Compagnia dell'Arancia troverete qual è la data più vicina a voi, perché è uno spettacolo veramente da non perdere. Su musical.it si trovano tutte le date, tutte le informazioni comunque. E poi c'è anche il tuo sito, che lo ricordiamo, www.giuliaottonello.it, dove possiamo seguirti. Siamo un po' in chiusura, però volevo dirti due parole anch'io. Volevo farti una domanda, ma mi hai già risposto, perché mi sono chiesta come potevi affrontare sempre dei canoni così classici e importanti. Ma quando tu hai parlato poi di Cabaret, ho capito tutto il lavoro di interpretazione e di rivisitazione che fai e lo traietti a livello personale. Quindi a quel punto il canone di riferimento decade perché diventa il tuo spettacolo. Wow! Ma parlaci 30 secondi anche dell'altro tuo spettacolo, perché chiaramente Laura è stata esaustiva in questa esternazione e ha colto nel segno. Perché tu sei anche protagonista di un concerto che stai portando in giro ed è stata quella l'occasione fortunata che ci ha fatto conoscere, concerto I Miei Colori. Sì, noi ci siamo conosciuti perché a maggio io sono stata ospitata da Giorgio Almasi proprio lì a Festival Donne Incanto e abbiamo fatto una serata dedicata, diciamo così, intanto quella sera nello specifico Gabriella Ferri, se non sbaglio, giusto? Sì. E niente, lì ho portato questo mio concerto in continua evoluzione che si chiama I Miei Colori, un titolo abbastanza significativo proprio per tutte le sfumature che abbiamo dentro e che talvolta possiamo tirar fuori, e anche perché è stato il nome del mio primo album completamente autoprodotto. Lo sottolineiamo, visto che nelle radio dicono che non passano le cose autoprodotte, noi invece ci teniamo in modo particolare, quindi bella la sottolineatura, mi piace, così Francesco Baccini non ci sgrida più perché ce l'ha a morte con noi nelle radio. Ricavato quindi dal concerto che Giulia ha fatto per il Festival del Canto a Rho, riprese montaggio dell'amico nostro Antonio Garbisa, e il sound era del tuo, sì, di Simone, Simone Carbone ci ha seguito quella sera come fonico e come... E Giulia ha scelto proprio Cabaret per noi. Quindi, un grande regalo che spero che ci farai anche quando tornerai dalle nostre parti, perché come diceva Giorgio, sei Regno comunque qua due passi, ma anche Bergamo tutto sommato, quindi magari ci sarà occasione di vederci, incontrarci dal vivo, perché no? Assolutamente sì, vi aspetto. Un abbraccio a tutti voi. Un ciao Laura, ciao Giorgio. Ciao, grazie mille per la tua disponibilità e spero di rivederti a presto. Grazie mille Giulia. Scusate, noi siamo andati un po' lunghi, però vedete come si fa poi a chiudere così. Avrei chiesto un milione di cose alla nostra Giulia, ma il nostro Giorgio è stato bravissimo perché ci ha portato un contributo anche di Giulia, e allora lo vediamo insieme così assaporiamo ancora un po' dei suoi colori. Allora, Giulia Ottolino, ospite qui via Skype a Break News, e la vediamo qui via YouTube. Che cosa fai seduto laggiù? Senti l'orchestra è qui. La vita è un cavale, perciò vieni a cavare. Butta la scopa o il libro, perché vedi la festa è qui.
cui dividevamo casa Chelsea. Di tutte le virtù non era il fiore, a dire il vero si affittava a ore. Un dì morì e disse un suo vicino: così è finita per stravizi e vino. Ma steso quel cadavere di là, sembrò regina di felicità. Per sempre giuro mi ricorderò di quando in sogno Elsie sussurrò che fai da sola seduta laggiù, senti l'orchestra qua. Ed è proprio il cabaret che ci ha portato Giulia, davvero. Questa era l'interpretazione di Donne in Canto, giusto Giorgio? Esatto, è il concerto che Giulia ha portato a Rho per Donne in Canto, I miei colori, in cui ha presentato alcuni brani tratti dai suoi musical, alcuni pezzi singoli che aveva nel suo LP ed altri evergreen. Bellissimo, grazie mille per il regalo.